Buonasera Consolvani, faccio questo video perché in molti mi hanno scritto in merito al consiglio di ieri sera, di come fosse andato, di fare un po' un riassunto. So che in molti mi hanno scritto che non riuscivano più a vedere la diretta. Effettivamente questo è vero, perché dovete sapere che l'amministrazione, creando un regolamento ad hoc, ha chiuso la possibilità di riprendere con i propri dispositivi. C'è una videocamera ad uso esclusivo da parte dell'amministrazione, a quale, come avete visto anche nei link che è stato inserito all'interno dell'ente, innanzitutto avevano già problemi in prima fase di registrazione. Io dico, una prova, almeno farla prima. In seconda battuta poi vedrete il video tagliato, perché sono quasi escluse completamente le mozioni delle quali abbiamo discusso, quelle appunto sul caso della lettera del circolo PD sulla Salis e della mozione dell'Oasi. Questo dispiace, però effettivamente tutta questa sbandierata possibilità di partecipazione da parte dei cittadini, libertà e democrazia, che comunque erano i cardini all'interno dei conselvi, è una lontana utopia, tant'è che il consiglio viene messo anche alle 19:30. Se mai qualcuno avesse voglia di saltare la cena e venire direttamente, perché comunque dalle registrazioni loro decidono di tagliare quando sono in difficoltà. E infatti non troverete i vari spezzoni, però adesso ve li racconto, perché gli ordini, diciamo, quelli con più corpo all'ordine del giorno erano appunto la nostra mozione in merito all'appello del CQLP di Consolvano ai gemelli di Asbereni sul caso di Ilaria Salis, chiedevamo appunto che la maggioranza chiedesse scusa ai gemellati di Asbereni, perché come sapete tutti è apparso sui social, sul treppiedi sotto la lozza, autorizzato dall'amministrazione comunale, e il fatto della lettera appunto del circolo IPD il 6 di febbraio, dove si invitava l'amministrazione comunale e un po' tutto il consiglio comunale a inviare questo tipo di documento agli amministratori di Asbereni, appunto dove si faceva riferimento: si vedono immagini di Ilaria Salis che subisce una reclusione così aliante, con metodi lontani da una dignità del recluso, siamo per una lotta a qualunque forma di violazione dei diritti umani. Ecco, io non entro in merito alla parte politica, ma alla forma e alle modalità che secondo il nostro gruppo non erano consone all'appuntamento di un consiglio comunale che dovesse firmare questo. Tant'è che questo tipo di documentazione, e poi il cancan che è uscito poi anche sui vari giornali, Gazzettino, Il Mattino, ne cito alcuno, Salis, la protesta del PD contro la città ungherese gemellata, in via ufficiosa sono comunque queste comunicazioni arrivate ai gemellati di Asbereni. E io mi chiedo come si possa pensare di fare un'attività di gemellaggio improntata sulla fiducia, sul reciproco rispetto, quando escono fuori questo tipo di comunicazione. Al di là di questo, il peccato originale però era questo, perché il CQLPD giustamente lui fa le proprie considerazioni, ma dovete sapere che lo scorso aprile del 2023 nella città di Asbereni, quando ancora non era stato creato un comitato gemellaggio, il tempo evidentemente di un anno è troppo poco, nasce un bambino, ma il comitato gemellaggio non poteva nascere, eccolo qua, sono andati a Asbereni di tutta fretta l'assessore Borile e appunto il vice sindaco Sturaro, che è ex candidata alle regionali per il Partito Democratico, ex candidata alle recenti provinciali per il Partito Democratico, però sono all'interno di una lista civica. Ecco, quindi ditemi voi, di notte il circolo del PD presenta questo tipo di lettera e di giorno invece il vice sindaco va a fare questa attività. Tra l'altro vedete anche dei prodotti che hanno portato in omaggio del polo agroindustriale, perché adesso si chiama così, perché Bonollo non si può più citare, eccolo qui, però ecco, io lo cito, l'hanno portato loro.
e chiedevamo appunto in questa mozione che almeno in modo pubblico si chiedesse scusa o comunque una lettera formale agli amici ungheresi per rinnovare la stima e fiducia, ecco, e diciamo che questa cosa è stata bocciata da tutti i vari membri della maggioranza, nessuno escluso, e evidentemente diciamo la mensilità di Palazzo Zen ha un certo impatto nella quotidianità, e le idee invece mi sembrano abbastanza diverse, soprattutto anche nelle parole della capogruppo Zampieri, la quale non si è soffermata esclusivamente sul fatto di tacciarci come degli insultatori, eccetera eccetera. La mozione è disponibile a tutti, l'abbiamo caricata anche sui nostri social, la vedete sul gruppo Noi Appunto per Conselve, ma è entrata anche sulla parte politica, e lì le facce all'interno della sala le ho viste abbastanza diciamo cruciate, soprattutto le anime di sinistra, perché alla fine ne è venuta fuori una condanna del caso Salis in toto, condanna del caso Salis, diciamo non lato sinistra, pro destra, mettiamola così, e insomma non nascondo l'imbarazzo che ho visto all'interno dei volti dell'assessore al bilancio Federica Silvoni, perché dalle parole in realtà si propinava un pensiero unico comune a tutti quanti, ma difficilmente insomma stento a credere che Renato Borile possa avere un pensiero unico insieme all'assessore Silvoni. Ad modo, questa parte non la troverete perché è tagliata, troverete anche all'interno del video che è stato proposto dal comune la parte tagliata dove il vice sindaco comunque ha fatto un intervento, il vice sindaco Sturaro, dove appunto diceva apertamente che si dissociava dal circolo del PD Conselvano, uno vale uno, che era uno slogan tra l'altro dei 5 Stelle, mi fa un po' strano anche ritrovarlo in bocca, però poi formalmente, puntualmente la ritroviamo con il Partito Democratico, iscritta alle liste provinciali per le elezioni, ex candidata, eccetera, eccetera. Ecco, quindi c'è questo dualismo, però in fase di consiglio comunale c'è stata questa notizia, ecco, da parte della vice sindaco Sturaro, che ha rinnegato un po' il Partito Democratico, l'appartenenza, ecco, nel quale appunto non ci sono ordini di scuderia. Gli ordini di scuderia invece ci sono bene nel momento in cui della votazione bisogna bocciare in toto. Detto ciò, poi l'altro punto saliente era quello della mozione, l'ennesima mozione che abbiamo presentato sull'Hotel Oasi. Come sapete, noi su questo argomento non molliamo, un po' per vicinanza, perché in quei luoghi ci viviamo. Ci abbiamo vissuto, ma comunque abbiamo tante persone che ci esortano ad andare avanti, per senso di responsabilità questo non abbandoneremo mai. Appunto, contrasto al degrado e al libero accesso, perché finite le promesse da marinaio del sindaco, le sappiamo tutte, sul fatto di una progettualità di cosa potrebbe essere la casa delle associazioni, una casa delle associazioni, eccetera eccetera, la soluzione, quella più reale, tangibile, vicina, è sul tavolo, ed è sul tavolo di tutti gli amministratori che sono vicini a Conselve. Abbiamo parlato le altre volte appunto del caso di Villa Letizia qui a Ducarrare, ma abbiamo riportato anche il caso dell'ex Berta a Montegrotto, ex Berta, ma in realtà come sapete il degrado all'interno delle città italiane ormai è diciamo una cosa quotidiana, ogni città, ogni paese ha uno stabile dove purtroppo c'è una situazione degradata, anche in centro paese. Oggi è l'Oasi da noi, domani potrebbe essere anche un altro stabile, ma qui quello che manca è la volontà di intervenire, non gli strumenti nell'applicare appunto la propria forza di sindaco. Infatti l'esercizio che vi faccio è quello di chiudete gli occhi ed ascoltate questa cosa, perché sicuramente ritroverete molte analogie con Conselve. Ci troviamo appunto a Montegrotto, parto da un articolo qui del Gazzettino, c'è stata anche una ricerca un po' con un legale
che mi ha aiutato nel vedere appunto le ordinanze che sono state fatte all'interno dei territori vicini a Conserve. L'ex Hotel Berta di via Largo Traiano, chiuso quasi 8 anni, rischia di creare un'emergenza sia sanitaria e sia di ordine pubblico, fra continui ingressi di sbandati alla ricerca di un tetto, ragazzini a caccia di emozioni che si radunano di notte sul tetto dell'edificio e rischiano di cadere di sotto, erbe infestanti e sporcizie che si accumulano all'interno delle camere abbandonate ridotte a ricoveri di fortuna. Un quadro desolante su cui l'amministrazione comunale ha deciso di dire basta. Ok. Il sindaco Riccardo Mortandello ha infatti firmato nei giorni scorsi un'ordinanza che concede 15 giorni di tempo alla proprietà, alla società Terme Berta SRL, per riparare la recinzione esterna battuta in più punti e provvedere alla messa in sicurezza delle porte e finestre dello stabile. Vi ricorda qualcosa? Un mese di tempo sarà invece il tempo massimo per effettuare la completa pulizia del parco. Continua poi l'articolo. Il tempo a disposizione della proprietà infine sale a 60 giorni per la rimozione dei quantitativi di rifiuti che si sono accumulati sia all'esterno che dentro l'ex hotel. Altra analogia con Conselve. L'articolo poi conclude: se la proprietà non provvederà a eseguire quanto ordinato, conclude il sindaco del comune di Montegrotto, procederà d'ufficio addebitando le spese alla società. Ecco, adesso questa sera abbiamo raccontato appunto di Montegrotto, l'altra volta di Due Carrare. Il sindaco ci diceva che in realtà questi strumenti non è possibile appunto esercitarli, farli, no, la realtà della cosa è che serve la volontà. Gli strumenti ci sono, serve la volontà, perché ormai l'occupazione giornaliera è di dominio pubblico e continua, e mi auguro non capiti un caso, diciamo, limite, dove irreversibile, ecco, da questo punto di vista qui, perché anche perché i presupposti sono buoni. Ma alla fine uno deve fare il sindaco. La capogruppo, infatti, Melania Bortoletto, ha detto: ma sindaco, se lei praticamente ha bisogno di una fase istruttoria per capire che lì effettivamente ci sono dei problemi, finiamo il consiglio, la accompagniamo noi, facciamo un giro di ricognizione all'interno, perché insomma non capiamo effettivamente, cioè, tipo, quali siano queste remore da parte della cittadinanza che chiede, non so, sembra quasi che effettivamente ci sia un interesse da parte nel tutelare la proprietà, nonostante ci sia un degrado. Io sinceramente su questo rimango un po' allibito su questo fatto qui, anche perché non è la prima volta che parliamo dell'Oasi. Ormai, come sapete, lì è una polveriera, è un degrado continuo sia sociale che ambientale, eccetera eccetera, e non si vuole risolverlo, perché non ci vuole assumere la responsabilità di sindaco. Ma se uno non vuole fare il sindaco, ok, che praticamente può essere interessante ogni mese staccare il cedolino che gli arriva dal comune pagato dai cittadini di Conserve, però se non vuole le responsabilità rimetta pure le deleghe, e il sindaco lo può fare anche qualcun altro. Ecco, questo dico. E io spero che diciamo tutta questa situazione si risolva al più presto, se è per mano nostra bene, se è per mano di qualcun altro ancora meglio. L'unica cosa che ancora mi dispiace è che effettivamente vedere questo tipo di impostazione, dove anche con le videoriprese adesso vengono tagliate diciamo quegli spazi di democrazia e libertà dove il cittadino può controllare il proprio amministratore, il quale viene pagato, e lì si ribalta, c'è un cortocircuito dove appunto in realtà le videoriprese, cioè le centinaia di euro che sono stati spesi attingendo dalle tasse pagate dai cittadini, in realtà vengono utilizzate per cosa? Per coprire i propri errori, per coprire le proprie vergogne, censurando e tagliando, non dando la possibilità di vedere alle persone, ai cittadini di Conserve che pagano, dove appunto gli amministratori non sono a servizio dei cittadini, ma qui si ribalta completamente la situazione, sono i cittadini a servizio degli amministratori. Pazzesco. Ciao.